Si è aperta lunedì mattina un'intensa settimana per le vicende giudiziarie relative al crack della vecchia Banca Etruria. Davanti al giudice Pier Giorgio Ponticelli lunedì mattina si è infatti svolta l'udienza preliminare relativa alla bancarotta semplice nei confronti di otto sindaci revisori. Oggi è stata udienza ponte, rinviato al 12, a giovedì 12, giovedì prossimo. Per La riunione con gli altri filoni del, del processo. Dunque si va verso la riunificazione dei vari filoni di inchiesta in un unico procedimento per bancarotta. Per giovedì 12 ottobre è stata fissata l'udienza preliminare per la bancarotta fraudolenta di fronte al giudice Gian Piero Borraccia. In tutto gli imputati saranno 31 tra ex vertici, amministratori e sindaci revisori dell'istituto di credito aretino. Il processo verrà riunito e, e vedremo se in quella sede dovremo discutere anche le questioni collegate all'ammissione delle parti civili oppure se verrà individuata come forse più probabile un'ulteriore udienza dedicata a quell'attività. Sono oltre 2.000 le richieste di costituzione di parte civile, tra queste c'è anche quella del comune di Arezzo che verrà inoltrata dall'avvocato Stefano Pasquini.